quale si intese celebrare, nel primo anniversario della scomparsa, avvenuta nel 1937, la figura e l'opera di Guglielmo Marconi. Per le generazioni che vivono nella nostra epoca, assuefate ormai a una catena ininterrotta di successi nel campo della scienza, per cui tutto diventa possibile, la realizzazione prodigiosa di Marconi va perdendo quell'alone di favola che in principio l'avvolse. Il miracolo, diventato quotidiano, non sembra più miracolo. Ma proiettate nel tempo in cui si rivelarono, le conquiste marconiane, a confronto con altre e più stentate vittorie dell'uomo sullo spazio, ritrovano il loro stupore. E un uomo vinse lo spazio. Oratorio radiofonico di Ettore Giannini. Musica di Ennio Porrino. Orchestra sinfonica e coro di Torino della Radiotelevisione Italiana. Direttore Massimo Pradella. Istruttore del coro Fulvio Angius. Regia di Dante Raiteri. Roma, martedì 20 luglio 1937. Alle ore 3:45, colpito da violento attacco cardiaco, è morto Guglielmo Marconi. Dalla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte muove lentamente il lungo corteo. Attraverso le strade silenziose, l'estremo commiato di 100.000 persone. Il lungo corteo. Milioni di ascoltatori in tutti i paesi del mondo partecipano attraverso l'etere a questo grave lutto dell'umanità. WABC News Time, noon report, 97.3 on your dial. Aici Radio București. Este ora 8:30. Transmitem jurnalul radio. Тут говорит Москва. Тут последние новости 12 часов. Кол Иерусалим. עכשיו חצות וערי מהדורת החדשות לסיכום ידיעות היום. Ici Radio Paris. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques minutes, notre prochain journal parlé. Hier ist Berlin. Am Gongschlag war es 10 Uhr. Wir bringen Nachrichten. Aquí Radio Madrid, la Radio Nacional de España. 8 ore va. Itta Budapesti, Radio hier tudosi toja besse. 3:45, Guglielmo Marconi, the famous Italian inventor, was overcome by a violent heart attack and died. Guglielmo Marconi, savant și inventator din tată italian și mamă irlandeză, a făcut primele studii în Bologna și în Florența și a frecventat Institutul Tehnic în Livorno. Aprofundând în studiile fizice, a concepit în tinerețe ideea de a uza undele electromagnetice pentru a stabili comunicații la distanță fără ajutorul. Учебу вернулся в дом отца в Понтекио около Болонии, где провел всю зиму 1894-95 года в очень тяжелой экспериментальной работе. Эти эксперименты вышли от его интуитивной гениалы. במשך תקופה ארוכה הייתה אנגליה המרכז הטבעי של פעילות מרקוני,
בשם נוסדה באוגוסט 1898 מרקוניז ויירלס טלגרף וסיגנל קאמפני. L'extraordinaire intérêt que la découverte de Marconi suscita en Angleterre et successivement dans le monde entier lui valut une invitation à répéter ses expériences en Italie. Nach Deutschland und Frankreich war Amerika an der Reihe. Die Abteilung des Seewesen der Vereinigten Staaten begreifte, dass die Erfindung von Marconi die Seewesen-Taktik verändert hat. כאשר תוך עשור אחד עברה תגליתו של מרקוני מהשלב הניסיוני ועד לשימושה הרחב במסחר ותעשייה. תמיד יש הרבה תופעות, התנגר, יש אז יש אגי, רדיו תעבירות, יש רדיו טלפון, אלו משוי, קט פרציק פוגנות נימן דעסוני. מרקוני אינת דודו שבות, יש ההיר ההלה להרון, מי סומו funerali, le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche della terra, del mare e del cielo, in segno di lutto per la morte di Guglielmo Marconi, osserveranno un silenzio di 2 minuti. Quasi buio. La salma è stata deposta in un vagone trasformato in camera ardente. Si muove il treno per questo viaggio notturno verso la città natale che domani darà sepoltura. Sereno. Le mani di cera stringono la croce. Questa notte sarà eterna. Anche il viaggio sarà eterno. Vegliamolo in silenzio. Ha gli occhi socchiusi. Pare che ascolti l'eco di voci lontane. Ascoltiamo noi pure. Ascoltate le voci del passato. Stendiamo, stendete un velo sul futuro. Dimentichiamo il presente per cercare nella memoria, per risalire nel tempo. Socchiudete gli occhi. Così, così. Ascoltate. Da dove? Io? Vengo da Roma. Da Roma? Allora siete in viaggio anche voi da molti giorni. Da 7 giorni, signore. Soltanto? Questo si chiama aver fretta. Perché?
Vi sembrano pochi 7 giorni? Per Bacco, io mi domando di questo passo dove si andrà a finire. 180 leghe in 7 giorni. Ah, con dei cambi di cavalli più frequenti si potrebbe impiegare anche meno. Siete anche voi in commercio? No. Studente? Devo laurearmi in fisica. In fisica? Interessante. Preparo una tesi sull'elettricità. Elettricità? No. Perbacco, devo averne già sentito parlare di questa elettricità. Che cos'è? A che cosa serve? Ecco, per ora non si tratta che di esperienze di laboratorio, ma il giorno in cui cominceranno le applicazioni pratiche, allora credo, anzi, sono sicuro... E voi perdete il tempo a studiare delle cose che non si sa neppure quando e come serviranno? Caro signore, la scienza offre un campo vastissimo di... La scienza! Ai miei tempi, amico mio, si studiavano cose più pratiche e più redditizie. E se c'era tempo ci si divertiva con delle altre cose. Non mi fate parlare. Se non ci fossero le signore, ve ne racconterei delle belle. Oddio, che cos'è? Che succede? Niente, niente! Si riparte! Cos'è successo? Nulla, per fortuna. Poco è mancato che un ragazzo finisse sotto le ruote. Ah, ecco, l'avevo detto io. Che ragione c'è di correre a questo modo? I tempi, caro signore. Oggi si corre. Già, si corre. 180 leghe in 7 giorni. Sono pazzie. Figuratevi, leggevo giorni fa che un giovanotto, un certo... Stephenson, se ricordo bene, avrebbe costruito una specie di caldaia. La caldaia a vapore. Un'invenzione che ci prepara molte sorprese. Diavolerie! Qualche altra diavoleria! Ma credete a me, giovanotto, era pure il giorno in cui questi ciarlatani la smetteranno di far tanto chiasso. E se Dio vuole, non troveranno più niente da scoprire. Credo che sia ancora lontano quel giorno. E si potrà vivere un po' in pace. Guarda un po'. L'elettricità, il vapore. Mi domando di questo passo dove si andrà a finire. Accelerare la misura. Affrettare il tempo. Del passo diventi salto. Che il salto diventi volo. Che il respiro diventi affanno. Che la vita diventi febbre. Affrettare il tempo. Accelerare la misura. Più presto. 15 settembre 1830, Liverpool. Trionfo del vapore. La prima ferrovia del mondo. È stata inaugurata oggi la linea Liverpool-Manchester. E i fratelli Stevenson, con la loro macchina a vapore soprannominata il razzo, hanno raggiunto la velocità di 10 miglia all'ora. 30 marzo 1837, Washington. Il Senato americano ha concesso al signor Samuel Morse un sussidio di $30,000 destinati alla costruzione di una linea telegrafica sperimentale tra Washington e Baltimora. Abbonati possono ricevere a casa le notizie del giorno per mezzo di una conversazione telefonica. Come dice? Tele? Sì, è scritto così.
telefonica. Telefonica? Scusi, non ho capito. Perché ridete? Non ha capito. Secondo questo scrittore, ma deve essere un pazzo, come hai detto che si chiama? Giulio Verne. Ecco, signora, secondo questo matto di Verne, se avessimo la fortuna, lei e io, di vivere altri 10 secoli, cioè fino al 2889, assisteremmo al prodigio degli uomini che parlano attraverso un filo. Un filo? Sì, un filo metallico. E come fanno le parole a passare attraverso un filo? Lo domandi un po' a questo Verne. Ma c'è di più. Pensi, lei canta una romanza in questo salotto e io a casa mia, a 3 miglia da qui. A 3 miglia da qui, capisce? Ascolto la sua voce. Possibile. Presto, più presto. Accelerare la misura. Affrettare il tempo. Più presto. Agosto 1858. Londra. L'Europa e l'America sono congiunte. Il primo cavo transoceanico. Stamane il signor Field, presidente della compagnia anglo-americana di cavi transoceanici, ha inviato il primo messaggio dall'Europa all'America. 10 febbraio 1874. Londra. Un nuovo transatlantico. È salpato ieri, diretto a New Orleans, il piroscafo Queen Elizabeth. Il Queen Elizabeth, la più moderna unità della marina mercantile britannica, dovrebbe attraversare l'oceano in minor tempo. Buckingham, 220 tonnellate, arrivato a Lisbona il 5 marzo, carico intatto, nessuna avaria. Avete notizie? Niente ancora, ma per Diana uno scafo come quello sono tranquillo. Non so perché, ma ho un cattivo presentimento. Via, cosa andate a pensare? Ma ho investito sul Queen Elizabeth metà delle mie sostanze, capite? E se per disgrazia... Alabama! 300 tonnellate, affondato a 100 miglia da Boston, assicurazione 2000 sterline, richiesta indennizzo totale. Brutto affare. Quanto perdete? 100 sterline di merce. E voi? 120. Ma la partita più grossa l'ho imbarcata sul Queen Elizabeth e non ne so nulla. Doveva essere laggiù per il 15, se non sbaglio. Il 15, sì. E non si capisce perché almeno non ci dicano qualcosa. Nessuna notizia finora del piroscafo Queen Elizabeth, salpato da Londra il 9 febbraio con merci e passeggeri, diretto a New Orleans. Si attende conferma. Marzo, New Orleans. Nessuna notizia del Queen Elizabeth. L'arrivo era previsto per il 15. Un errore di rotta. 21 marzo, Londra. Il mistero del Queen Elizabeth. La nave era in piena efficienza. C'è ancora speranza. 22 marzo, New Orleans. Ipotesi sulla sorte del Queen Elizabeth. Avaria o naufragio? Ancora speranza. Mio marito. Il mio bambino. Una partita di Gran Turco. Metà delle mie sostanze. Mio fratello. Mia sorella. Metà delle mie sostanze. Ancora speranza. Il mio bambino. Che nave passerà? Che giorno è? Non ricordo.
Che ora sarà? Che ti importa? A Londra a quest'ora chiudono i negozi. Le strade sono piene di gente. Si va a passeggio. Ma che vale salvarsi se si deve patire un'agonia così lunga? E a New Orleans, a quest'ora, i miei ragazzi stanno a giocare in cortile. Nessuno si ricorda più di noi. Passò il terzo giorno. Il quarto giorno videro una nave. La nave era molto lontana e nessuno si accorse di loro. Due, di freddo, morirono e tre furono i superstiti. Così passò il quarto giorno. Marzo, Londra. Poche speranze sulla sorte del Queen Elizabeth. Si aspettano notizie da New Orleans. 25 marzo. New Orleans. Poche speranze sulla sorte del Queen Elizabeth. Si aspettano notizie da Londra. 'Sorella, ancora speranza. Il mio bambino. Metà delle mie sostanze. Mio marito. Una partita di Gran Turco. Ancora speranza. Il mio bambino. Metà delle mie sostanze. Così passò il quinto giorno. Il sesto giorno spirò George Link, il nostromo, che s'era già salvato in 5 naufragi. Due furono i superstiti. L'avranno chiamato Tom, come me. Lo vedrai, Tom. Non lo vedrò. Tom, cos'hai? Perché non parli, Tom? Tom! Tom! L'uomo è solo. Chi darà pane alla sua fame? Chi darà ristoro alla sua sete? Chi darà rifugio alla sua stanchezza? Chi darà conforto al suo terrore? L'uomo è solo. Così passò il sesto giorno.
Il settimo giorno tacque il vento. Si placò il mare. Il cielo fu sereno. Così passò il settimo giorno, che fu l'ultimo. Sulle opposte sponde, gli uomini aspettavano dei morti. L'anno 1874, lunedì 27 aprile, ore 10:30 antimeridiane. Avanti a me Zoboli, Cavalier Giovanni, assessore ufficiale dello Stato Civile in Bologna, e presenti i testimoni Rusconi, Achille Foluigi e Ruggi Rodolfo Di Lorenzo, maggiori di età, impiegati qui residenti. È comparsa ogni bene Rosa Fuodoardo, maggiorenne, ostetrica, qui residente, la quale in assenza del padre mi dichiara che alle ore 9:15 antimeridiane del giorno 25 corrente inviasse numero 1170 dalla Jamison Annetta Fu Giacomo, moglie convivente a Marconi Giuseppe Fu Domenico, di anni 50, possidente, è nato un infante di sesso maschile che mi presenta, cui i genitori hanno imposto i nomi di Guglielmo, Giovanni, Maria. Che piange? Può darsi che soffra. Ma no, tutti i bambini piangono. Anzi, pare che sia di buon augurio. Somiglia alla madre. Ma si è tutto un ritratto del padre. Allora avrà il carattere della madre. Come si fa a saperlo così presto? Così si dice per tutti i bambini. La testina è piccola. Non mi sembra normale. Piano, le ossa sono tenere. Sapete, con un dito si può toccare il cervello. Chissà che c'è nel cervello di un bambino. Ora non piange più. Non fate chiasso che si è addormentato. Si è addormentato. È segno che sta bene. Respira calmo. E sembra che rida. Tutti i bambini ridono dormendo. Guardate, vuol parlare. Ma no, che è ancora presto. Sentite, ha detto ghe. E cosa vuol dire ghe? Tutti i bambini sanno dire ghe. Sei ammalato. Non ride più. Se almeno piangesse. Tutti i bambini si ammalano. E se dovesse morire? Non ha più febbre. Guarisce, guarisce. Quanta pena veder morire un bambino. Ma quante pene finché non si fa grande. Perciò si soffre più se muore un uomo. Quando muore un bambino io mi domando... Chissà da grande cosa avrebbe fatto. E che farai tu quando sarai grande? Il marinaio. E tu? Io farò il medico. E tu, Guglielmo? Guglielmo, su,
Rispondi. Che farai quando sarai grande? Non si scrive così la lettera S. È possibile, Guglielmo, che tu non sappia ancora scrivere la lettera S. È così che si scrive. Hai capito? Per punizione oggi scriverai 100 volte la lettera S. Aprile 1885. Schöndorf. Avvenire della bicicletta. Una scoperta interessante. Il signor Gottlieb Daimler, inventore del motore a benzina, ha applicato il suo motore a una bicicletta. Alla magnifica media di chilometri 15 all'ora è stato effettuato un percorso di 50 chilometri. Sedete, sedete ragazzi. Nella lezione di oggi ripeteremo il capitolo sulla vita e le scoperte di Michael Faraday. Comincia tu. Michael Faraday era garzone di un libraio. A 15 anni costruì una macchina elettrica. Poi divenne inserviente nel laboratorio del chimico Davy, ma non molto tempo dopo. Italiano 7 decimi, latino 6 decimi, fisica e chimica 9 decimi, storia 7 decimi, geografia 8 decimi. Egregio professore Rosa, per esaudire il desiderio del nostro Guglielmo, che amerebbe ricevere da lei delle lezioni private di fisica, ci rivolgiamo alla sua cortesia per pregarla di voler prendere sotto le sue cure il nostro ragazzo. Il suo interesse e la sua sincera disposizione per le materie scientifiche inducono a pensare che le sue... conseguenza, esisterebbero nell'aria dei raggi elettrici invisibili, che questi studiosi chiamano onde elettromagnetiche. Mi segui, Guglielmo? Sì. Ora, facendo scoccare delle scintille mediante un oscillatore, esse provocheranno un perturbamento, vale a dire genereranno delle onde le quali si trasmettono. Piove, tuona, lampeggia. Chi ha messo delle frecce di zinco sul tetto di casa? È stato il figlio dei nostri vicini. Che demoni questi ragazzi! Alle frecce sono legati dei fili. E i fili pendono giù dal tetto di casa. E sapete chi ha messo quei fili? È stato il figlio dei nostri vicini. Che demoni questi ragazzi! Ad ogni lampo suona un campanello. Com'è che suona questo campanello? Lo saprà il figlio dei nostri vicini. Ma che farà quando sarà grande? Delle frecce di zinco sul tetto di casa. Beniamino Franklin fece così. Mise delle frecce di zinco sul tetto di casa. Fu così che Franklin inventò il parafulmine. Ma tu che vuoi fare, Guglielmo? Non lo sa. Non lo vuol dire. Lo chiameremo Guglielmino Franklin. Guglielmino Franklin. Guglielmino Franklin. Guglielmino Franklin.
si vede neppure la domenica? No, la domenica va al mare. Al mare? E ci va solo? No, accompagna un cieco. Un cieco? Un certo signor Marchetti, un vecchio impiegato delle poste che ora è in pensione. Non sarà troppo divertente. Per lui invece sì, perché il signor Marchetti ha un vecchio apparecchio Morse e gli insegna a telegrafare. A telegrafare? Sì. Un punto, una linea e due punti. L. Due linee. M. Tre linee. O. Guglielmo. Bene. Adesso un messaggio più difficile. Ma non ti annoi, Guglielmo? No, anzi. Allora attento. Un punto e una linea. A. Tre punti. Coraggio, tre punti. Non ricordo più. S. Tre punti significano S. È vero, S. Attento, sbagli sempre la lettera S. Allora, ricominciamo. 27 maggio 1894. Bologna. Importante seduta all'Accademia Reale di Scienze. Memoria riassuntiva delle esperienze sulle onde elettromagnetiche del professor Augusto Ring. Tu mi spaventi, cosa vuol dire questo? Ma perché fai così? Un'idea. Nella mente di un ragazzo è nata un'idea. Ma non sarà un'idea troppo grande per la mente di un fanciullo. Una madre porta un figlio nel grembo. Egli porta un'idea nel suo cervello. Chi presta fede all'idea di un fanciullo? Quest'anno andremo a Pontecchio. Lì Guglielmo potrà lavorare. Guglielmo! 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 Rocchetti Ruhmkorff, accumulatori, fili di rame, sfere di ottone. Guglielmo! 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 Tacete! 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 Rinchiuso nella tua tana, murato nella tua clausura, giorno e notte, notte e giorno, la luna che sorge, il sole che tramonta, gli uccelli che cantano, le campane che suonano, all'alba e al tramonto, notte e giorno, giorno e notte. Tacete, 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 egli dorme, egli sogna. Dormi, ragazzo presuntuoso. Veglia, giovane predestinato. Non parlare. Grida il tuo pensiero. Gli uomini non ti crederanno. Gli uomini ti ammireranno. Tu sarai deriso. Tu sarai esaltato. Tacete, tacete, tacete. Egli dorme. Egli sogna.
esistono nell'aria delle onde invisibili. È possibile sottometterle? È possibile, mediante queste onde, comunicare tra due punti lontani? È possibile trasmettere attraverso lo spazio quegli stessi segnali che oggi percorrono le distanze con l'aiuto dei fili? Perseverare. 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 Egli dorme. Egli sogna. Quando spunterà l'alba? Quando canterà il gallo? Quando suonerà la campana? Quando echeggerà la voce? Che deve chiamarlo alla sua opera. Mignani? Sono qua, signorino. Prendi il tuo fucile. Perché farne, signor Guglielmo? Sta bene attento, Mignani. Adesso io salirò su in granaio. Tu invece andrai dietro la collina, nel punto in cui ho messo l'apparecchio. E devo fare il solito segnale col fazzoletto. No, non col fazzoletto. Da quel posto non potrai vedermi, né io vedrò te. E per questo devi portare il fucile. Quando ti trasmetterò la lettera S, e cioè premerò il tasto 3 volte... Ma, signor Guglielmo... Che c'è, Mignani? È così semplice. È semplice, sì. Ma se poi scoppia... E che cosa vuoi che scoppi? Quella cassetta di legno. Ma che cosa vai a pensare? E poi, lo sai, Mignani, che se questa volta succede quello che io spero, si parlerà di noi? Si parlerà di noi. Qua in paese? In paese e fuori. E verrà il nome sui giornali? Anche sui giornali, sì. Ma ora fa come ti ho detto. E se vedrai quel martelletto che somiglia a un campanello vibrare 3 volte, tu spara. Insomma, hai capito? Vai. Se vuole proprio così. Sì, sì, presto, corri laggiù. Mignani, sei arrivato? Sono qui! Sono qui! Non tremare, non esitare, non impallidire, egli è solo! C'è il vostro baluardo. Abbattuto e vinto. Le vecchie leggi si infrangono, sorgono le nuove leggi. L'era nuova si annunzia. Movimenti, oceani, convinti, convinti. Un raggio di folgore, prigioniero delle mani di un uomo, porta nello spazio una parola e corre in cerca delle moltitudini. Nostra parola sia degna d'essere portata dalla folgore. Thank you.
22 luglio 1895. Parigi. Prodigi del motore a scoppio. Si è avuta ieri sul percorso Parigi-Bordeaux la seconda corsa per il Gran Premio automobilistico. Il vincitore della gara, con la superba media di 25 km all'ora, ha segnato un primato negli annali dell'automobilismo che non sarà facilmente superabile. 26 febbraio 1896. Londra. La scoperta che rivoluzionerà il mondo. Pubblicammo ieri alcune dichiarazioni di un giovane studioso italiano giunto recentemente a Londra. Il suo nome è Guglielmo Marconi. Ha 22 anni. Sembra che le sue ricerche nel campo delle onde elettromagnetiche siano importanti. 28 febbraio 1896. Londra. Molto rumore per nulla. Da una settimana alcuni giornali del mattino stanno imbastendo una ridicola campagna intorno ad un assurdo. Bisogna smascherare l'inganno. Quest'altro italiano, che è arrivato a Londra invece che col solito mandolino, con delle cassette misteriose nelle quali si suppongono trucchi e magie da prestigiatore. Oh, benissimo, era ora. Ragazzate, nient'altro che ragazzate. E quello che è vergognoso è che i giornali si lasciano menare per il naso. Ecco, ecco. E da un bamboccio di 20 anni poi. Già, ai miei tempi a quell'età si andava a scuola a far l'amore. Bei tempi quelli. Eppure, signori, non bisogna dimenticare che il nostro grande Faraday è a quell'età. Faraday? Voi osereste paragonare Michael Faraday con questa specie di prestigiatore? Bravo, che secondo... un prestigiatore che va a caccia di scritture in qualche teatro di periferia. Ecco la mia opinione. Marconi, ma vi pare un nome da inventore questo? Già, noi siamo così, basta che arrivi un Marconi qualunque dall'estero. Col mandolino? Con o senza il mandolino, noi subito in ginocchio a venerarlo. Ma sarebbe lo stesso che io domani convoco la stampa, faccio pubblicare sui giornali che ho inventato, che sono la macchina per volare, ma dite un po' ci credereste? La macchina per volare! Marzo 1896, Chicago. Miracoli dell'aeroplania. Numeroso pubblico ha assistito ieri ad un riuscito esperimento. I fratelli Wright, con il loro apparecchio azionato da un motore elettrico di 16 cavalli, hanno percorso 56 chilometri di volo ininterrotto. 5 maggio 1896, Londra. Luce su di un mistero. Qualche mese fa demmo notizia di una misteriosa scoperta che suscitò vivaci polemiche intorno al nome di un italiano. Stamane, sulla pianura di Salisbury, ha avuto luogo una dimostrazione pratica. I segnali, senza il sussidio di alcun filo o altro mezzo di collegamento, venivano raccolti alla distanza di 2 chilometri. Ma non mi fate ridere. E poi c'era proprio bisogno del signor Marconi per spedire dei segnali a 2 chilometri di distanza. Ma senza filo? E cosa importa che sia senza filo? Quando col filo posso spedire un messaggio a centinaia di chilometri. Bravo. E poi si viene anche a parlare di progresso. Credete a me? Troppe invenzioni in questi ultimi 20 anni perché possa esserci ancora qualche cosa da inventare. Per conto mio grido viva la posta! E viva il telegrafo! Mi tolga una curiosità. Prego. Non crede che con questo apparecchio di cui parla il giornale, visto che non c'è bisogno di figli, potrei mandare un saluto a mio marito? Scusi, ma dov'è suo marito? A Sydney, in Australia. In Australia? Avete sentito? In Australia! Senza fili! In Australia!
Onorevoli azionisti, inaugurando oggi la nostra sede londinese e prima di iniziare i lavori di questa prima assemblea della Wireless Telegraph Signal Company destinata allo sviluppo della telegrafia senza fili, credo di interpretare un desiderio di noi tutti inviando un saluto a colui che con la sua prodigiosa intuizione ha trasformato in realtà quella che fino a ieri fu considerata un'utopia, Guglielmo Marconi. Regno d'Italia, Ministero della Marina, Roma. Ordine di servizio del giorno 8 luglio 1897. I funzionari qui sotto elencati, nei giorni 10 e 11 corrente, lasceranno il loro ufficio e si trasferiranno nei locali del terzo piano, essendo le sale del secondo piano destinate agli esperimenti dimostrativi che il signor Guglielmo Marconi tenterà negli uffici di questo ministero, in presenza dei direttori generali, a integramento di una sua relazione sulle comunicazioni telegrafiche. 3 giugno 1898, Londra. Comunicazioni telegrafiche senza fili. Si inaugura oggi tra Bournemouth e l'isola di Wight un servizio telegrafico senza fili aperto al pubblico. Per i 23 chilometri che separano le due località, la modica tariffa di uno scellino per ogni dispaccio. Ma come si può pensare, signori, che il telegrafo possa essere sostituito? Chi garantirebbe più la segretezza delle comunicazioni? E chi di voi non comprende, eminenti colleghi, che le montagne costituiranno un ostacolo insormontabile alla propagazione di quelle onde? Le interferenze, pensate alle interferenze inevitabili tra una emittente e l'altra che pregiudicheranno la sicurezza dei messaggi. Ma come? Mi si dica come potrebbe obbligare queste sue onde elettriche a seguire la curvatura della Terra invece di perdersi negli spazi intersiderali. E le perturbazioni atmosferiche? Non pensate, o signori, che le perturbazioni atmosferiche impediranno, devieranno, neutralizzeranno quei segnali? Egli veglia, egli pensa, nella notte, nel silenzio, egli aspetta la sua ora. Quante ore bisogna aspettare prima che giunga la notte? Quante ore bisogna aspettare prima che il giorno ritorni? Quante ore bisogna aspettare prima che un anno trascorra? Egli aspetta. Che aspetti, povero illuso? Resisti, ragazzo avventuroso. Lo spazio inghiottirà le tue onde. Non temono lo spazio. Il vento investirà le tue onde. Scavalcheranno i venti. Le montagne le respingeranno. Valicheranno le vette. Le tempeste le sommergeranno. Camminano sulle tempeste. La folgore le disperderà. Sono sorelle della folgore. Rinuncia. Persevera. Qui, dove siamo? In Cornovaglia, giovanotto. Vede quei lumi laggiù? È Poldio. Una città? Oh, non vi sono città qui. Coste rocciose e poche case di pescatori. E più in là? Più in là, l'oceano. L'Atlantico? Sì, giovanotto. Qui finisce l'Europa. Io rimango qui. A Poldio. Arrivederci e buon viaggio. E a lei, buona fortuna. Oggi si è visto un uomo sulla riva del mare. Anch'io l'ho visto. È sceso da una nave. La nave è ripartita e lui è rimasto a terra. Io raccoglievo il sale, l'ho visto in riva al mare.
Che vuole quest'uomo? Perché è venuto? Chi è? Che fa? Che cerca? Che aspetta? Anche oggi è tornato quell'uomo. L'ho visto. Ha il viso pallido. È venuto da molto lontano. Misura la terra e pensa. Pensa e guarda il mare. Guarda il mare e non parla. Che vuole quest'uomo? Perché è venuto? Chi è? Che fa? Che cerca? Che aspetta? Non lasciate più uscire i bambini! Bisogna interrogarlo. E se non parlerà? Bisogna scacciarlo. E se non parlerà? Bisogna frustarlo. No, no, no! È mandato da Dio! Scavano la terra. Piantano dei pali. Gettano la calce. Innalzano torri di ferro. Faranno una cattedrale. Allora è mandato da Dio. Guardate le belle torri di ferro. Ogni giorno diventano più alte. Raggiungono le finestre della mia casa. Ma noi non vediamo i marmi. Dove saranno le colonne? Guardate le belle torri di ferro. Già superano il tetto della mia casa. Archi e navate non si vedono. Dove metteranno l'altare? Ogni giorno diventano più snelle. E oggi sono più alte di un campanile. Si udrà qua giù suonare le campane? Ma forse non è una chiesa. No, che non è una cattedrale. Le torri sfiorano le nubi. Le torri sfiorano il cielo. L'uomo non è mandato da Dio. L'uomo è creatura del demonio. Verrà il vento. Verrà la bufera. Il mare inonderà le nostre case. E sarà la vendetta del Signore. Facciamoci il segno della croce. Il segno della croce. 18 settembre 1901. Violento ciclone in Cornovaglia. Un violento ciclone si è abbattuto ieri sulle coste occidentali della Cornovaglia. Le antenne radiotelegrafiche di Poldiu sono crollate. Marconi afferma che in pochi giorni la stazione sarà ricostruita. 26 novembre 1901. Liverpool. Improvvisa partenza di Marconi. Il signor Marconi è salito stamani a bordo del piroscafo Sardinia, che leverà l'ancora in serata. Si ignorano le ragioni di questa repentina partenza. Resta inteso che a partire da martedì 10 dicembre, ogni giorno dalle ore 15 alle ore 18, tempo medio di Greenwich, trasmetteremo dalle antenne di Poldiu la lettera S. È penoso, Guglielmo. Non poter esserti accanto in un'ora così grave per te. Ma la mia preghiera ti accompagnerà. In quel punto in cui l'Atlantico s'avventa contro le rocce di Terranova e due solitudini si incontrano, della terra e del mare, e una torre votiva rammenta in quel luogo l'approdo primo di Giovanni Caboto, e la nebbia incombe su quel luogo, e quel luogo si chiama Signal Hill, che vuol dire collina dei segnali, qui visse Marconi la sua ansiosa vigilia, e due uomini erano con lui. Udite nulla, signor Kemp? Udite nulla, signor Paget? Il vento della notte
il brontolio del mare, il respiro del tempo, il silenzio degli spazi. Udite nulla, signor Kemp? La veglia, la stanchezza, l'angoscia dell'attesa, il ritmo delle ore eterne. Udite nulla, signor Paget? L'orologio segnò le 12:30. A Londra una folla distratta passava per le strade e la campana di Westminster suonava le 15:30. E nella stazione di Poldhu l'orologio segnava le 15:30 e una mano abbassò il tasto per 3 volte. Udite nulla, signor Kemp? Signor Paget, la lettera S è stata lanciata dalle antenne di Poldhu alle 12:30. Ha scavalcato le montagne, ha resistito alle tempeste marine, ha vinto la curvatura terrestre, ha percorso 3.000 miglia con la velocità della luce. Signori, la radiotelegrafia ha varcato l'Atlantico. Possiamo annunziarlo al mondo. Qualcuno bussa alla porta. Chi sarà mai? Bisogna aprire. Aprite, signor Kemp. Signori, su istanza della compagnia anglo-americana dei cavi transoceanici, unica concessionaria per il controllo delle comunicazioni telegrafiche fra Terranova e le località site fuori dei confini della colonia, si diffida il signor Guglielmo Marconi dal continuare esperimenti telegrafici di qualsiasi sorta e si fa obbligo al nominato Guglielmo Marconi di ritirare entro le 24 ore dalla notifica del presente atto macchine ed apparecchi il cui funzionamento costituisce violazione dei diritti della società predetta. Non ottemperando alle disposizioni di cui sopra si farà ricorso alle vie giudiziarie. San Giovanni di Terranova, dicembre 1901. 1902. Regia nave Carlo Alberto. Spezia, Kronstadt, Kiel, Portsmouth, Gibilterra. 1903. Proclamato cittadino di Roma. 1905. 1906. Comunicazioni regolari tra Europa e America. 1908. 1909. Collisione sull'oceano tra Republic e Florida. Salvataggio per mezzo della radio. Il premio Nobel a Marconi. 1911. 1912. 4.500 stazioni radiotelegrafiche nel mondo. 1920. Signore e signori, vi preghiamo di ascoltare il primo concerto trasmesso per radiotelefonia. E la musica fu compagna dell'uomo. E le voci furono conforto all'uomo nella sua casa. Allora Guglielmo sentì che il tempo era giunto per sottomettere nuove distanze e salì su una nave. La nave era bianca ed ebbe nome Elettra e solcò tutti i mari e salutò tutti i porti e fu chiamata la nave del miracolo. Radio.
radio dilettante confine orientale, stato di Oklahoma. Straripamento Arkansas. Fattorie sommerse. Vite umane minacciate. Salvate le nostre anime. Mi chiamo Agatha Pavel. Urge misiero antidifterico per salvare la vita del mio bimbo. Sono 200 veste da clova nella regione di Ucraina. Salvate le nostre anime. Grave collisione iceberg. Sala macchina invasa dalle acque. Urge immediata assistenza. Trasmettiamo a nostra posizione. Salvate le nostre anime. Equipaggio aeronave Italia. Caduti 81 gradi 50 primi latitudine. 26 gradi 30 primi longitudine. Viveri per 40 giorni. Energia trasmittente esaurita. Salvate le nostre anime. Missionario di Marian Hill, distretto di Eshob, colpito da violenta epidemia. Urgemi consulenza sanitaria. Trasmettere su onda 33. Salvate le nostre anime! L'uomo del nord e dell'est, l'uomo del sud e dell'ovest, ovunque l'uomo che è solo, affida alle onde la sua voce. Salvate le nostre anime! Perché là l'uomo è solo e nulla più gli appartiene. Né lo spazio, né il tempo, né la natura, né la vita umana. E là sente che l'uomo è fratello dell'uomo. Anima disancorata, docile a tutti i richiami, per lunghissimi anni hai rivolto alla terra il sorridente commiato, hai vissuto in silenzio per lunghissimi anni, sola e in silenzio in mezzo alle grandi acque. Un altro giorno è passato, è l'ora del tuo ritorno. Un altro giorno è passato. È l'ora del tuo riposo. Venerdì 27 luglio 1937. Bologna. La salma di Guglielmo Marconi riposerà oggi nella bianca pace della Certosa. Sedete, ragazzi. Nella lezione di oggi parleremo di Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi nacque a Bologna nel 1874. Fin dai suoi primi anni dimostrò una speciale disposizione per le scienze fisiche. Le prime esperienze furono da lui compiute a Pontecchio. Più presto! Più presto! Più presto! Affrettare il tempo! Accelerare la misura! Più presto! Più presto! Più presto! 1940, 1945. Sviluppi delle radiocomunicazioni in tempo di pace e in tempo di guerra. Le esperienze dei velivoli radiopilotati effettuate negli ultimi anni. Più presto! Più presto! Più presto! 1947, 1948, 1950. Avvenire delle microonde. Un tentativo di volo stratosferico effettuato con razzo radiopilotato che dovrebbe stabilire un nuovo primato. Più presto! Più presto! Più presto! 1960, 1965. Possibile applicazione delle microonde nelle comunicazioni interplanetarie. 1975, 1980, 1985. È stata intercettata la lettera S trasmessa da un'ignota emittente interplanetaria. Più presto! Più presto! Più presto! 1990, 1995. E in quel tempo le voci della Terra giunsero fino ai più lontani pianeti e armonie ineffabili avvolgevano l'universo. In quel tempo ai figli degli uomini della Terra veniva narrata una fiaba e conoscevano quella fiaba anche negli altri pianeti. E la fiaba narrava di un mago, il mago che aveva vinto lo spazio e sottomesso le distanze. E quel mago aveva nome Marconi.
Abbiamo trasmesso E un uomo vinse lo spazio, oratorio radiofonico di Ettore Giannini, musica di Ennio Porrino. Hanno preso parte alla trasmissione Aldo Barberito, Simona Barbetti, Mario Bardella, Gabriella Bartolomei, Giampiero Beccherelli, Enrico Bertorelli, Alessandro Berti, Massimiliano Bruno, Ezio Busso, Fernando Cagliati, Sebastiano Calabrò, Anna Caravaggi, Lucia Catullo, Corrado De Cristofaro, Enrico Del Bianco, Werner Di Donato, Vittorio Donati, Gianni Esposito, Anna Rosa Garatti, Gabriella Genta, Adolfo Geri, Franco Giacobini, Leo Gullotta, Gemma Griarotti, Fabio Leoncini, Paolo Lombardi, Mario Lombardini, Roldano Lupi, Michele Malaspina, Gino Mavara, Armida Nardi, Renata Negri, Giancarlo Padoan, Rolando Peperone, Giuseppe Pertile, Gianna Piaz, Grazia Radicchi, Carlo Ratti, Anna Maria Sanetti, Claudio Sora. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della Radio Televisione Italiana. Direttore Massimo Pradella. Istruttore del coro Fulvio Angius. Assistente musicale Ugalberto De Angelis. Tecnici del suono Maurizio Merendino e Michelantonio Rinaldi. Sonorizzatore Luciano Gristina. Radiotelegrafista Francesco Corsini. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.